Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi parliamo di regali di Natale perché ho pensato ai regali di Natale per lui, quindi se avete visto il video che ho fatto qualche giorno fa, parlavo di tutte le idee regalo che possono andare bene per un uomo, per un maschio e oggi parliamo delle fanciulle, quindi oggi vediamo che cosa si potrebbe regalare a una donna o a una ragazza. È vero che è molto più facile, però comunque ci sono delle persone che sono in difficoltà, quindi ho pensato di raggruppare qualche idea e di darvi appunto qualche idea regalo. Prima di tutto, se la persona alla quale dovete fare un regalo è una persona che si trucca, potete orientarvi su make-up o accessori per il make-up. Ad esempio, una cosa che le donne che si truccano utilizzano sempre sono i pennelli. Ci sono veramente pennelli di tutti i generi, dalla qualità più alta alla qualità un po' meno alta, quindi a seconda di quanto volete spendere. E questi sono veramente degli oggetti che le donne utilizzano sempre. Tra l'altro ci sono anche proprio tutti i set di pennelli, quindi ci sono anche già quelli di tutte le misure giuste per il viso, per gli occhi, per le labbra. Quindi insomma, questi sono regali sempre graditi che bene o male una donna utilizza sempre. Un altro regalo che davvero può essere molto gradito sono le palette per il viso o le palette per gli occhi e ce ne sono anche di piccole dimensioni come questa che può essere anche messa in borsetta, quindi è una cosa che sicuramente è gradita. Questa è una palette nello specifico per ombretti ed è abbastanza neutra perché ha dei colori, comunque se guardate bene, dei colori abbastanza neutri, quindi comunque sul rosa chiaro, sul marrone, verde chiaro, insomma, sono colori che bene o male si utilizzano sempre e anche per chi ha un trucco magari un pochino più vistoso possono essere utilizzati comunque come base, quindi sicuramente una cosa del genere può essere gradita. Un'altra cosa alla quale molto spesso non si pensa, ma che può essere veramente molto utile, è un ombrellino piccolo da mettere in borsa. Perché molto spesso capita che questi ombrellini piccoli magari si rompano o comunque non siano sempre a disposizione della persona e quindi un ombrellino piccolo che sta nella borsa sicuramente può essere un buon regalo. Inoltre, se una persona non vuole portarlo nella borsa, può tenerlo magari per emergenza in macchina o in ufficio. Quindi comunque un ombrellino piccolo è sempre un regalo utile e gradito. Tra l'altro, poi d'inverno purtroppo piove spesso, quindi è un regalo che sicuramente prima o poi purtroppo dovremo utilizzare. Un altro regalo che può essere molto carino da fare e soprattutto low cost è la cover per il cellulare, perché ci sono tantissime donne che amano cambiare la cover per il cellulare, quindi magari amano mettere una volta la cover colorata, una volta quella un po' più neutra, una volta quella un po' più particolare, magari con qualche strass, quindi sicuramente una cover per il cellulare è un regalo gradito. Un'altra cosa che secondo me è un bellissimo regalo da fare, soprattutto a una donna, sono tutte quelle cose a tema natalizio. Ad esempio la pallina da appendere all'albero di Natale, piuttosto che, non so, un oggettino che comunque possa ricordare il Natale, come ad esempio vi faccio vedere una cosa di questo tipo. Questa è una renna che è semplicemente un fermaporta, quindi è una cosa molto semplice, che però è molto simpatica e secondo me potrebbe essere molto apprezzata e soprattutto un regalo low cost. Quindi è una cosa che secondo me questa sicuramente vi farà fare una bella figura se magari la persona alla quale regalate ama le cose natalizie, ovviamente fate attenzione a questo perché ci sono persone che invece non amano le cose a tema natalizio. Quindi se regalate una cosa del genere, informatevi prima e cercate di capire se è una persona a cui piace il Natale, piace l'atmosfera, insomma tutti questi oggetti. Se gli piace, potete sbizzarrirvi perché ci sono veramente un sacco di cose natalizie. Io questa l'avevo regalata a mia cugina l'anno scorso e me l'ero comprata anche per me perché mi piaceva troppo e quindi ho dovuto comprarne due. E comunque questi sono regali simpatici da fare. Un'altra cosa che le donne apprezzano sempre sono le candele profumate, oppure tutti quei diffusori per profumare l'ambiente, oppure anche se è una persona che magari ama il tè, le tisane, potete regalare delle tisane assortite, dei tè assortiti, oppure una scatolina dove andare a mettere poi tutte le bustine di tè, quindi questi sono sempre regali apprezzati e graditi.
Un'altra cosa che può essere molto molto utile è un timer da cucina. Con un piccolo prezzo regalate una cosa davvero carina, perché i timer da cucina, oltre ad essere utili, sono veramente molto carini e ce ne sono di tutti i generi. Vi faccio vedere qualche esempio. Io ho ad esempio questo che ha la mucca ed è un timer da cucina molto simpatico che tengo vicino al microonde. Poi c'è un altro timer da cucina che mi piace molto, che mi era stato regalato da un'amica di mia mamma qualche anno fa, che ha la forma del bollitore. Quindi anche questo è un timer da cucina molto molto carino, che mi piace molto e sicuramente può essere un pensierino carino da fare ad una persona magari alla quale volete fare giusto un pensierino. Poi ci sono anche quelli più classici, magari a forma di peperone, a forma di pomodoro, insomma ci sono veramente tantissimi timer da cucina e secondo me quello è un regalo che può essere carino. Poi ci sono tutti quegli accessori per capelli che potete andare a regalare magari a quelle persone che amano mettere le cose tra i capelli, come ad esempio dei cerchietti. Come cerchietti ce ne sono davvero di tutti i generi. Vi faccio vedere qualcosa che ho io. Ad esempio, io ho questo con il fiocco marrone, è molto vistoso, però anche lì informatevi se la persona ama le cose un po' più vistose o no. Poi ci sono questi che sono molto più semplici. Io ho anche questo con i fiocchetti, con i fiorellini neri, fatto in questo modo, questo che è di nuovo simile. Poi ci sono anche quelli fatti così, questo me l'ha regalato mia mamma, ad esempio è molto elegante, molto raffinato, molto bello. Poi c'è anche questo che è un pochino più semplice, insomma. Ci sono veramente cerchietti di tutti i generi, se la persona ama questo genere di cose. Un'altra cosa che può essere utile magari è una penna, magari una penna con il nome inciso, oppure una penna magari tutta colorata, ci sono persone che amano le penne. Un'altra cosa che può essere veramente utile è un portaocchiali. Se la persona indossa gli occhiali, vi potete orientare su dei portaocchiali e ce ne sono veramente di molto molto simpatici. Ad esempio, possono essere utilizzati in ufficio perché possono essere posati sulla scrivania, oppure anche a casa perché possono essere dei semplici soprammobili, ma all'occorrenza diventano dei portaocchiali. E sono veramente molto belli, ce ne sono davvero di tutti i tipi. Io li ho trovati su Amazon e secondo me sono davvero carini. Un'ultima cosa è un piccolo consiglio per chi deve fare il regalo magari a una persona anziana, che magari è la zia della mamma del vostro fidanzato, piuttosto che la lontana parente che vedete solo ed esclusivamente il giorno di Natale, che magari è molto anziana e quindi davvero non sapete che cosa regalarle, però vi fa piacere fare un piccolo regalo. Ecco, io in questo caso vi consiglio di orientarvi in particolare su due cose. Il caffè, perché il caffè è sempre una cosa gradita, soprattutto le persone anziane. Io ho visto nella mia esperienza che gradiscono sempre quando viene regalato il caffè. E ci sono delle confezioni molto belle di tutti i generi, quindi c'è il caffè nel classico barattolo di vetro, nel classico barattolo di ceramica, oppure c'è la scatola di latta. Ci sono anche i caffè confezionati magari col sacchettino trasparente, che però hanno tutti i cioccolatini intorno, tutti i fiori. Quindi sono davvero delle bellissime confezioni di caffè. E io veramente il caffè, quando era ancora viva la nonna del mio compagno, lo regalavo sempre, sceglievo delle confezioni magari un po' più carine perché sapevo che era una cosa gradita. Se regalate il caffè, io vi consiglio magari di andare sul caffè ancora da macinare, perché comunque come regalo e come confezione è molto più bello a vedersi, quindi io vi consiglio di scegliere quello. Se non volete comprare il caffè, potete orientarvi su una composizione floreale. Ce ne sono di tutti i generi, c'è la composizione floreale classica oppure c'è quella tipica natalizia, magari con la stella di Natale. Oppure ci sono anche dei piccoli bouquet che hanno magari il fiore finto, che però è molto bello, con tutti i cioccolatini intorno. Vi faccio vedere un esempio. Questo, ad esempio, secondo me è una bellissima confezione natalizia floreale. Qua ci sono i cioccolatini, perché queste palline dorate che vedete sono i cioccolatini. Questo è un fiore di stoffa. Secondo me questo è davvero un bouquet molto molto carino che è low cost perché costa pochissimo e tra l'altro lo trovate al supermercato. Io questo l'ho pagato 4 euro, quindi è una cosa abbastanza
assolutamente fattibile, che però con la persona anziana che magari vedete solo a Natale, eccetera, sicuramente fate bella figura, perché se riceve una cosa del genere state tranquilli che comunque la apprezzerà e le piacerà. Quindi io insomma vi consiglio di orientarvi su una cosa del genere. Ovviamente dico persona anziana, ma non è detto che debba essere per forza anziana, perché un bouquet carino come questo può essere regalato anche a magari la vostra collega di lavoro, piuttosto che una persona con la quale magari avete meno confidenza, ed è comunque un regalo secondo me molto molto carino. Un altro regalo che va sempre bene, un pochino per tutti, sono i guanti, ad esempio guanti tipo questi, classici neri, oppure guanti di pelle se volete spendere un pochino di più, le sciarpe, i cappelli e anche una cosa che secondo me va bene un po' per tutti sono i coprispalle, perché spesso con l'abbigliamento c'è il rischio di sbagliare la taglia o di comprare qualcosa che magari non rispecchia i gusti della persona, però più o meno col coprispalle andate abbastanza sul sicuro, perché i coprispalle, bene o male, vengono sempre un po' utilizzati da tutti e di solito piacciono un pochino a tutti. Ci sono i classici coprispalle tipo scialle, che potete mettere tipo una stola, quindi la persona può, diciamo, giocare un po' con tutte le forme e indossarlo come preferisce, oppure c'è un coprispalle tipo questo, che invece si infila dalla testa e si mette poi, proprio va a finire proprio sulle spalle in questo modo qua. Adesso io, lo metto un po' così per farvi capire, e che comunque è molto carino, molto versatile, può essere utilizzato veramente in qualsiasi modo e non ha il problema della taglia, perché comunque queste sono sempre taglie uniche. Quindi anche con questo potete regalare una cosa calda che una persona può anche indossare per stare in casa, magari se ha una casa fredda, e che sicuramente viene apprezzato. Un'altra cosa che può essere molto apprezzata sono i prodotti per il corpo, ad esempio i prodotti beauty come le creme viso, le creme corpo, le creme piedi, le creme mani, queste bagnoschiuma, profumati, insomma queste sono sempre cose apprezzate. Un'altra cosa che può essere molto carina ed è un piccolo pensierino, ma spesso è apprezzato, sono le saponette per profumare i cassetti. Se vi orientate su una cosa del genere, io vi consiglio di scegliere una bella scatola, una bella confezione, perché anche un regalo semplice come una saponetta può cambiare aspetto se messo in una bella scatola. Ad esempio, se volete regalare una saponetta tipo questa è al profumo di rosa e si mette semplicemente nei cassetti. Se voi la regalate così, diciamo che fa il suo effetto, ma insomma è un regalo semplice. Ma se la stessa cosa voi la confezionate in una bella scatola tipo questa, sicuramente farà tutto un altro effetto, perché nel momento in cui la persona apre questa scatola, è vero che trova dentro la saponetta, però avrà già un'altra impressione, perché tutto viene confezionato con una scatola come questa. Quindi fate anche attenzione alla confezione, perché se andate a fare un regalo low cost, magari molto molto low cost, anche la confezione può farlo sembrare molto più importante magari di quello che è. Quindi attenzione anche a questi piccoli accorgimenti. Io mi fermo con questo video, spero di esservi stata utile, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di mettere un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme e vi aspetto al prossimo video, ciao a tutti!